La finale playoff nel girone F di Serie D sarà una questione tutta abruzzese. Dopo il Pineto infatti tocca al Notaresco guadagnarsi l'ultimo atto battendo di misura il Matese ed eliminandolo dalla corsa nella post-season. Epifani ritrova i titolari anche se deve rinunciare a Banegas, il bomber stagionale. 4-3 per i padroni di casa davanti Ciolcese con Marchionni e Palumbo e Nondo Santos che va in panchina. Gallo e Speranza a comporre la diga difensiva con Blando, Frulla e a quadro in mediana. 4-4-2 per Urbano, Kuzbanovic tra i pali, Galesio prima punta e Felice a dargli sostegno con Langellotti e Masotta a dare manforte sugli esterni. Brividi in apertura per il rossoblu, Sciba prima e Speranza poi salvano sul doppio tentativo proprio di Masotta e Felici che spaventano da pochi passi la squadra di casa che pare non essere scesa in campo perché al terzo traballa ancora con il colpo di testa di Galesio liberato dal traversone di Langellotti. Al numero uno del Notaresco ancora il compito di dirgli di no in tuffo. La risposta al sesto col piazzato defilato e comunque centrale di Frulla. Al sedicesimo di Lullo già ammonito rischia la doccia anticipata per un fallo su a quadro. Pochi istanti e Marchionni si prende la corsia destra e pennella per la testa, solo un filo alta di Olcese. Al ventesimo c'è però il vantaggio decisivo del Notaresco, sempre Marchionni da destra, cross respinto dalla difesa bianco-verde e botta volante del centrocampista, non angolata ma violenta. Kuzmanovic deve arrendersi. Risposta immediata al 22esimo, Felici punta Ghiani che scivola e lascia lo spazio per il mancino che gira ma non come il numero 11 del Matese vorrebbe. A un minuto dall'intervallo però il Notaresco sfiora il raddoppio, tutto nasce ancora da sinistra con la coppia a quadro Palumbo e con la conclusione di quest'ultimo su cui Kuzmanovic si esalta sventando la minaccia. La ripresa parte a ritmi meno elevati ma comunque con il Notaresco che cerca la rete della sicurezza e ci va vicino al 58esimo quando Palumbo trova la testa di Speranza, Kuzmanovic smanaccia in calcio d'angolo. Urbano allora richiama Di Lullo e Felici per Vodo Pivez e Abreu aumentando il peso della prima linea. Al 62esimo proprio Vodo Pivez trova la deviazione di testa di Gallo sulla sua conclusione violenta da buona posizione. Epifani richiama Olcese e concede gli ultimi 25 minuti a Dos Santos ma è Blando al 70esimo. Col mancino a cercare di beffare Kuzmanovic senza riuscirci. Un minuto ed è Abreu, seppure in equilibrio precario, ad impegnare Sciba di testa sugli sviluppi di un corner. Il Matese qualche istante dopo resta in 10, troppo evidente la trattenuta di Setola su Palumbo, inevitabile il secondo giallo e la doccia anticipata per il giovane esterno campano. Al minuto 81 la sponda aerea di Dos Santos trova sul palo opposto Ghiani che chiude con la conclusione ma da posizione complicata che permette al portiere del Matese di abbassare la saracinesca. Ultimo sussulto al 90esimo con la sgroppata solitaria di Dos Santos che supera Barone e va fino alla conclusione debole col sinistro. Il resto è solo festa rosso-blu per la qualificazione all'ultimo atto della stagione. Sempre al Savini, domenica pomeriggio Notaresco e Pineto avranno 90 o 120 minuti per sfidarsi e designare chi andrà nella graduatoria sognando un posto in Lega Pro. Una stagione interminabile perché siamo al 23 giugno e stiamo ancora giocando. Partite importanti perché sì, i playoff sono magari non ti dà niente, però è sempre un risultato importante che puoi fare, e togliendo il fatto che noi già abbiamo fatto un grandissimo campionato e di questo già l'ho detto ampiamente nelle interviste precedenti, questa è una squadra che ha fatto veramente un grande campionato con tutte le problematiche e gli infortuni che ha avuto durante l'anno. E adesso ci troviamo a giocare i playoff, ci tenevamo a fare bene anche se nelle ultime tre partite un pochettino avevamo staccato perché abbiamo speso tanto a livello mentale e oggi ho rivisto la squadra che voleva arrivare in finale nonostante il caldo, nonostante abbiamo incontrato una buona squadra e nonostante dall'altra parte c'era un grandissimo entusiasmo di aver raggiunto i playoff all'ultimo minuto. La somiglio molto al mio San Nicolò che ha fatto i playoff negli anni dove siamo arrivati a fare la finale, quindi ho detto ai ragazzi che era una partita molto pericolosa. E detto questo siamo partiti nei primi tre minuti malissimo, e abbiamo fatto degli errori clamorosi perché di attenzione, e però dopo la squadra ha iniziato a giocare, ha creato e forse potevamo fare qualcosa di più negli ultimi 16 metri, però sono contento perché non sono mai partite scontate, vinciamo, adesso ci abbiamo tre giorni per recuperare una finale che ce la giochiamo in casa nostra.